Toscana TV in apertura la cronaca. Ieri c'è stato un incidente mortale sulle montagne, siamo a Courmayeur, è precipitato per 150 metri tra rocce e ghiaccio mentre cercava di scendere in una zona fuori pista vietata proprio sopra Courmayeur. Così ha perso la vita, è morto Julian Impagliazzo di 24 anni, nato a Cesena ma residente a Scandicci alle porte di Firenze. Era appassionato di snowboard, è arrivato ai piedi del Monte Bianco. Cercava pendigo e poter disegnare le proprie curve con la tavola. La caduta è avvenuta però in una zona del Plan della Gabba, uno dei numerosi canali vietati, pensate, dal 96 con ordinanza dell'amministrazione comunale per i numerosi incidenti, ma ugualmente molto frequentata dai free rider, insomma chi piace fare il fuoripista, e che insomma però queste zone andrebbero evitate. Ancora per il ghiaccio ci sono stati incidenti sulle strade, sia nella zona di Montelupo Fiorentino che nell'Aretino. Soprattutto nell'Aretino è caduta la neve, in particolar modo siamo sui rilievi del Casentino e della Val Tiberina, nulla di grave, mentre al freddo è il carcere fiorentino di Sollicciano, soprattutto alcuni reparti come quello femminile. Il sindacato ha annunciato anche ha preannunciato una denuncia in procura se non arriveranno segnali immediati di ripristino del riscaldamento. Tra l'altro il ministro della giustizia aveva fatto proprio una visita al carcere fiorentino di Sollicciano. Restiamo a Firenze, ieri il TAR ha dato ragione all'ordinanza anti-slot del comune per contrastare la ludopatia. Stamattina Chiara Valentina è andata a fare un giro in città, vediamo che cosa ha trovato. È valida la cosiddetta ordinanza anti-slot di Palazzo Vecchio emanata nel luglio del 2018. Il TAR ha dato ragione al Comune di Firenze contro il ricorso di 5 tra gestori di sale slot e tabaccherie. La norma che prevede la chiusura delle sale slot dalle 18 alle 24 e lo spegnimento delle macchinette all'interno di bar o tabaccherie per 6 ore al giorno, dalle 13 alle 19, è ritenuta legittima. Noi siamo venuti a vedere come reagiscono gli esercenti. Nessuno delle sale slot che abbiamo interpellato ha voluto parlare. In Via Giovanni Italia l'orario di apertura dice chiaramente però aperta dalle 10 alle 2 di notte, senza quindi la chiusura prevista dall'ordinanza. Molti gli avventori all'interno di questi esercizi, già di prima mattina all'apertura ne abbiamo contati almeno una ventina all'interno di questa sala e molti altri anche in bar o tabaccherie che hanno l'ottomatica o sale slot. Dicevamo, quasi nessuno ha voluto parlare, tranne questo signore. Quanto vi ha penalizzato questa ordinanza, se vi ha penalizzato? Ah, certo, penalizza, perché comunque le slot per noi è un introito, come tutti gli altri giochi, e ci lavorano diversa gente nel settore, anche dietro a quello che non si vede, per cui solitamente c'è penalizzazione. È chiaro che poi i giocatori spostano, vanno a giocare nei comuni limitrofi dove non c'è ordinanza, e comunque da un punto di vista di quello che è l'obiettivo da raggiungere, secondo me si risolve poco. C'è stato anche un aumento delle tasse su queste macchinette? Sì, però infatti allo stesso momento, se da una parte si fa diciamo moralismo per aspetti della ludopatia e altre cose, dall'altra parte si va sempre lì a calcare la mano quando c'è bisogno di prendere soldi, per cui è un controsenso. Perché secondo me se dessero soldi ai comuni le cose cambierebbero. Siccome i comuni dalle slot non prendono nulla, allora fanno giustamente la faccia bella per passare, diciamo, non so come spiegare, insomma, per passare bene. Voi in questi mesi avete anche pensato di togliere, diciamo, dall'esercizio le slot e il gioco, oppure continua a convenire? No, comunque continua a convenire, perché il gioco comunque è una cosa che c'è sempre stata e sempre ci sarà.
per cui noi siamo autorizzati, abbiamo tutte le autorizzazioni, le regole e tutto. Il problema è che con queste regole qua si va a incrementare il gioco illegale, il sommerso, perché tanto è così. Quello su internet. O su internet, online, queste cose qua, cioè non cambia niente. Sono solamente una facciata per far passare qualcuno, i politici, tutte le cose comunali bene alla luce dei problemi della ludopatia. Voi avete sempre un po' gli stessi clienti o cambiano? No, sono sempre i soliti clienti, vengono a giocare a dadi differenti oppure giocano altre cose, invece di fare le slot si fanno i gratta e vinci, però c'è cioè, chi vuole giocare gioca. Il sindaco Nardella ha annunciato che verranno intensificati i controlli, le sanzioni vanno dai 25 ai 500 euro e ci sono addirittura, c'è anche la possibilità della sospensione dell'attività in caso di recidiva. E noi ora andiamo a Pistoia, dove stamattina si è parlato di vivaismo, di verde, è intervenuto anche il ministro Centinaio, c'era per noi Patrizio Ceccarelli. Le città del futuro devono essere più verdi possibili, devono essere più a tutela dell'ambiente e dello star bene. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, Gianmarco Centinaio, stamani a Pistoia, dove ha preso parte ad un incontro promosso dall'Associazione Vivaisti Italiani. L'obiettivo che abbiamo è quello di permettere al vivaismo italiano di poter dire la sua, sia in Italia, però anche in giro per il mondo, perché abbiamo delle eccellenze importanti, a Pistoia assolutamente. E quindi compito del sottoscritto del governo è quello di permettergli di poter lavorare nel migliore dei modi. E rispondendo a chi gli chiedeva perché il glifosato, erbicida sotto accusa in Europa, viene ancora utilizzato in Italia, Centinaio ha detto: se però mi trovano un'alternativa al glifosato io ci comincio a ragionare, oggi come oggi un'alternativa seria non l'ho ancora vista. Senta, per il governo c'è aria di crisi nella coalizione? No, assolutamente. Io dico sempre una cosa, che questo è un governo che è nato dalla unione tra due forze che in campagna elettorale se ne erano andate anche di santa ragione e che hanno fatto un contratto di governo, che stanno lavorando e hanno iniziato a lavorare in questa azione di governo, perché se vi ricordate la scorsa estate c'era il rischio di tornare alle elezioni a luglio e la caratteristica di questo governo è che contrariamente al passato noi le cose ce le diciamo pubblicamente. Se vi ricordate in passato c'erano Renzi e Alfano, Renzi diceva, Alfano eseguiva. Qui invece ci sono due leader che sono Salvini e Di Maio, abbiamo un Presidente del Consiglio che non ascolta e basta, anzi dice la sua, e quindi c'è un bel dibattito politico ed è un dibattito che viene fatto davanti all'opinione pubblica. Questo ad alcuni non piace, altri pensano che siano solamente polemiche, io che sono comunque in Consiglio dei Ministri vedo che si sta facendo un'azione politica e di governo diversa rispetto al passato, e quindi l'Italia si deve anche comunque cominciare a capire che quando i due leader parlano lo dicono, e lo dicono anche davanti ai giornali, in modo che i cittadini sappiano quali sono le opinioni di Di Maio e di Salvini. E ora la Fiorentina, conferenza stampa oggi del tecnico Viola. Pioli ha detto: la Coppa Italia è il nostro obiettivo. Vediamo. È stato un meno di ritiro importante e positivo, che i giocatori si sono presentati bene, questa è la cosa più importante. Abbiamo potuto lavorare bene, con grande disponibilità, e dobbiamo cercare di mettere in campo già domenica appunto questo buon lavoro che abbiamo fatto insieme. Sono tanti che possono giocare domenica, come anche la prima partita di campionato in casa con la Sampdoria, quindi è bene avere queste difficoltà di scelte, ed è bene che loro si sono fatti trovare pronti quando sono stati chiamati in causa. La Coppa Italia è un trofeo importante, quindi credo che sia l'obiettivo di tutte le squadre che sono chiamate ad entrare in causa da domenica o da domani nella competizione. Poi è chiaro che non abbiamo avuto un sorteggio favorevole, non intendo tanto giocare in casa o giocare fuori casa col Torino, comunque è un avversario tosto, è un avversario difficile da superare, però abbiamo le nostre carte da giocarci, abbiamo le nostre possibilità, ma anche il percorso dopo, successivamente, casomai riuscissimo a vincere, non sarà un percorso facile, però giochiamo per vincere come sempre e metterò in campo la formazione migliore sicuramente. È almeno un mese che state cercando di prendere Muriel. Nella tua idea, Muriel è il completamento della
di un gioco d'attacco che possa prevedere Simeone e Chiesa, con Simeone a fare la prima punta, e, oppure i due sono in qualche modo, si elidono? La mia idea era di, come mi è stato proposto questa possibilità, era di migliorare, è quella di migliorare attraverso il mercato, se ci sarà la possibilità di migliorare il valore e lo spessore tecnico della squadra, e lui sicuramente ci migliora questa situazione. È un giocatore di grandissima qualità, di grandissimo talento, è un giocatore che ti può anche creare un gol da niente, quindi che è una situazione che magari noi ci è mancata un po'. Poi per quanto riguarda come giocheremo, noi abbiamo sempre giocato con tre attaccanti, continueremo a giocare con tre attaccanti, poi le posizioni di attaccanti varieranno, cambieranno a seconda della partita che vogliamo impostare, a seconda delle loro condizioni, a seconda del momento. Sicuramente Muriel non esclude Simeone. E come ogni venerdì, Daniela Mugnai ci presenta il libro. Vediamo. Benvenuti a Pausa Caffè. Oggi siamo con Paolo Solli che ci parla del suo ultimo libro, Pisa da gustare, per Tagete Editore. Si tratta di una raccolta di ricette, circa 100, che raccontano Pisa e il suo territorio attraverso i prodotti tipici, e anche con delle belle prefazioni che raccontano un po' la storia dei piatti. In particolare, Paolo, ci puoi parlare per esempio di uno dei piatti forti della cucina pisana, la torta coi bischeri. Che cosa sono i bischeri, che non è il termine che si intende a Firenze? Non è il termine che si intende a Firenze, perché i bischeri, così nel comune collettivo, sono i fermi del violino che si stringono, però la leggenda vuole che sia una famiglia fiorentina che non dava il territorio per la costruzione del campanile di Giotto e della cattedrale. Questa famiglia poi gli fu tolto il terreno, e di lì bischeri sono passati per coloro i quali non riescono a fare un affare. E la torta così pisana, con questa chiusura che ricorda similare la chiusura del violino, è una torta proprio di un'identità tipica del pisano. È un buon dolce, un bel dolce, fatto con una base di frolla che poi viene messo riso e cioccolata e viene infornato con uvetta e pinoli proprio del parco del parco pisano. Ecco, invece un'altra figura legata a dei dolcetti con i pinoli è Kinzica, a cui tu dedichi una frase, dice: nessuno si merita di trovare un sacchetto dei biscotti vuoto. Chi era Kinzica? Kinzica era una ragazzina sempre pisana, che si pensa che nell'anno 1000 Kinzica dei Sismondi abbia dato l'allarme e avvertito i pisani proprio dell'arrivo dei saraceni. Il tempo poi ha motivato molte leggende, molte storie, e a lei è stata dedicata un dolcettino dove i pinoli sono una base insieme alle chiare per fare questo dolcettino rotondo, che è tipica identità proprio pisana. Per conoscere e gustare il territorio, Pisa da gustare di Paolo Solli. E chiudiamo con questa bella immagine di Firenze, l'Arno con una lastra di ghiaccio proprio sul fiume, e le notti fredde, guardate le paperelle che corrono sulla lastra di ghiaccio. Nell'86 si ghiacciò proprio l'Arno, ci fu uno spettacolo, ma insomma su questo chiudiamo. Grazie per averci seguito, prossimo appuntamento con l'informazione di Toscana TV questa sera alle 19. Buon pomeriggio a tutti e arrivederci.